udite, udite, cittadini! Stiamo per portare un avviso di sfratto a Cassa Depositi e Prestiti! La dirigenza, l'amministratore delegato, chiediamo che i risparmi di 12 milioni di famiglie siano utilizzati per sostenere gli enti locali, per il diritto alla terra, per i servizi pubblici locali, l'istruzione, l'edilizia scolastica. Cittadini, unitevi a noi, andiamo a riprenderci Cassa Depositi e Prestiti. Utilizziamola per il bene pubblico, utilizziamola per il patrimonio abitativo, per l'edilizia scolastica, per la mobilità urbana. Siamo qui oggi per dare un avviso di sfratto alla dirigenza di Cassa Depositi e Prestiti, ovvero al presidente Bassanini e all'amministratore delegato Gorno Fiorentini, perché hanno fatto in modo che la Cassa Depositi e Prestiti diventasse una società per azioni dove il controllo del 30% è sotto il controllo di 66 fondazioni, il che vuol dire mirare alla distribuzione degli utili agli azionisti e non preoccuparsi del bene pubblico. Noi siamo qui oggi come realtà contadine perché dopo il decreto Salva Italia del governo Monti, che ha messo in vendita 360.000 ettari in tutta Italia di terre pubbliche dello Stato, alle quali noi stiamo apposti facendo una campagna nazionale con la rete Genuino Clandestino, una campagna su terra bene comune, e siamo venuti a conoscenza che queste terre sono passate appunto a Cassa Depositi e Prestiti. Noi diciamo che queste terre devono rimanere in mano alle comunità locali, devono essere gestite da loro, all'interno di queste terre si deve costruire percorsi di produzione di cibo locale e quindi percorsi di economie sostenibili. Salve, siamo noi della Nuova Finanza Pubblica, vogliamo dare un avviso di sfratto all'amministratore delegato e al presidente. Oggi siamo qui a regalarvi l'ennesima azione di comunicazione, ma non vi preoccupate che torneremo un'altra volta ancora. Tanti auguri da Rotranco, tanti auguri a te. Abbassanini! Manco i pasticcini!